un primo tempo di carattere più squisitamente politico e un secondo tempo di carattere più squisitamente culturale. E perché abbiamo voluto legare insieme questi due momenti? Da un lato la presentazione di alcune proposte di leggi, di cui sono primo firmatario il collega Tonino Mazzocchi, questore della Camera dei Deputati, il collega Sandro Oliveri del gruppo Misto e la collega Luisa Santolini dove spesso nelle proposte di legge si articolano anche in modo diverso tra di loro, però hanno un comune obiettivo, che è quello che ci sta a cuore e che ci sta a cuore, come dire, mettere in evidenza stamattina insieme con voi, perché vorremmo anche che attraverso quella alleanza virtuosa che si stabilisce tra la società civile e il mondo politico potessimo riuscire davvero a portare a casa questo disegno di legge, che è un disegno di legge semplice, perché chiede l'istituzione di una giornata della famiglia che esiste già a livello internazionale, ma per la quale noi vorremmo riuscire ad attrarre l'attenzione del Parlamento, per poi attrarre l'attenzione di tanti aspetti della vita civile, del mondo del forum delle famiglie, ma di tutto il complesso, perché ci sembra che quando parliamo di famiglia in realtà stiamo parlando del nodo cruciale in cui si intrecciano tutti gli aspetti della vita della società, dalle politiche economiche, le politiche per la scuola, le politiche per la sanità, le politiche per il lavoro, le politiche per la casa, le politiche per i trasporti, tutto quanto ha nella famiglia un suo punto di convergenza. Però questi disegni di legge sono stati presentati da tempo e in qualche modo giacciono in una sorta di dimenticatoio parlamentare che richiede, come dire, un gesto di sfida per poterli sottrarre a questa specie di sonno in cui sono in questo momento. E ci sembra che il modo migliore per sottrarli a questa specie di obsolescenza che ogni tanto copre anche le iniziative migliori che possono nascere dall'assise parlamentare, la sinergia con quello che è per cultura ormai una delle più belle manifestazioni dei festival italiani, il Fiuggi Family Festival, cioè l'unico festival dedicato veramente alla famiglia, potremmo dire anche l'unico festival in cui si fa famiglia, in cui si fa cultura partendo dalla famiglia, in cui si fa una proposta della famiglia per le famiglie che però parla alla società, a tutta la società. Quindi noi abbiamo voluto collegare questi due momenti, perché non c'è un disegno di legge che possa diventare operativo senza una vera, reale capacità di intercettare il consenso da parte della società civile. E d'altra parte noi vorremmo che il Parlamento guardasse a quello che è il lavoro del Fiuggi Family Festival come un'iniziativa degna della massima attenzione da parte di tutti noi, proprio per l'impatto culturale che ha e per la capacità di costituirsi come una sorta di motore di sviluppo di un pensiero, di una cultura, di una tradizione, di uno stile, di un modo di fare le leggi. Detto questo, io darei la parola prima di tutto al collega Tonino Mazzocchi, che illustrerà brevemente la sua proposta di legge, poi il collega Oliveri e poi la collega Santolini. E poi dopo noi ci scambiamo con i colleghi che verranno a parlarvi più concretamente di me, con maggiore dettaglio, del Fiuggi Family Festival nella sua quinta edizione. Ma io ringrazio la collega Binetti, sempre attenta ai problemi che investono questa nostra società, i problemi emergenti, se mi consentite. Tra altre cose, io sono contento di questa occasione, non tanto per la presentazione di queste nostre tre proposte di legge. Io nel 2008, insieme a una ventina di deputati, presentai la proposta di legge numero 227 sull'istituzione della festa della famiglia, un premio nazionale della famiglia. Perché questo? Diceva bene la collega Paola, quando diceva che noi dobbiamo, attraverso questa occasione, indicare anche un discorso sulla famiglia in Italia. Guardate, io leggevo questa mattina, e poi sicuramente gli amici del Forum delle Famiglie meglio di me potranno esporre, leggevo questa mattina dei dati che veramente impressionanti. Una neomamma su quattro perde il posto di lavoro. Nel 2012, a due anni dalla nascita dei figli, il 22,7% delle mamme italiane precedentemente occupate non ha più un lavoro. Ciò significa che noi dobbiamo tentare di fare una riforma sulla famiglia, e a proposito di riforma sulla famiglia,
qui dobbiamo fare tutti in questo tavolo, anche perché rappresentiamo, direi, il Parlamento in tutte le sue varie sfaccettature politiche, dobbiamo fare un mea culpa, perché in tutti i governi, dal dopoguerra ad oggi, di centro, di centrodestra e di sinistra, non è mai stata fatta una legge quadro sulla famiglia. E allora noi dobbiamo fare in modo che l'obiettivo della nostra politica, e anche l'occasione di questa proposta di legge, deve essere quello di impegnarci tutti per una nuova, per fare in modo che, se non subito, ma almeno il prossimo governo prenda come uno dei punti principali la riforma sulla famiglia. Una famiglia che è cambiata, direi dobbiamo rendere giustizia alle famiglie attraverso una società che sia a misura di esse. La società è cambiata, anche le famiglie purtroppo hanno nuove esigenze, non sono più ammortizzatori sociali, mentre prima erano ammortizzatori sociali. Allora, su queste cose credo che noi dobbiamo impegnarci tutti, trasversalmente, come questa mattina siamo qui, perché credo che la famiglia sia uno dei problemi più importanti di questa nostra società, e se vogliamo veramente una ripresa di questa società in quei valori che si stanno sempre più perdendo, per parlarci in termini molto chiari, uno di questi è proprio la famiglia. Così vorrei dire che noi ci siamo impegnati, ma credo tutti, sul discorso del famoso quoziente familiare. Io so bene che il quoziente familiare non si può applicare per il bilancio dello Stato, però almeno, e lo propongo al forum delle famiglie, proponiamo un quoziente familiare corretto. Che cos'è il quoziente familiare corretto? Fare in modo che le famiglie numerose dal secondo figlio in poi, a fine anno, abbiano una IRPEF. Almeno in questa maniera aiutiamo queste famiglie. E allora la festa, e termino, l'istituzione della festa della famiglia, del Premio Nazionale della Famiglia, che insieme ai colleghi poi abbiamo unificato queste leggi, è, non c'è dubbio, una grande occasione per ricordare annualmente il grande valore della famiglia. E credo che questo era l'obiettivo di tutte e tre. Ma il vero obiettivo, e per ringrazio il Forum delle Famiglie, è quello di portare avanti una politica che veramente cambi il modo da parte della politica di vedere la famiglia. Fino adesso la famiglia è stata vista, talvolta ognuno di noi ha fatto grossi discorsi sulla famiglia, ha citato, chi come noi cattolici abbiamo citato le parole dei Santi Padre, del Santo Padre, però poi di fatto non c'è stata mai un'azione politica corretta per una riforma sulla famiglia. Allora questo sia veramente d'auspicio, questa riunione sia veramente d'auspicio per una seria riforma sulla famiglia. Grazie. Grazie infinite a Tonino Mazzocchi, adesso a Sandro Oliveri. Sì, voglio ringraziare anche dell'iniziativa Paola Binetti, che, con la quale diverse volte abbiamo avuto modo di commentare questa iniziativa, dove la festa della famiglia da se stessa può sembrare un qualcosa di secondo livello, terzo livello, oggi che parliamo sempre di più dei problemi economici, viene visto come un argomento di nicchia, ma come abbiamo già sentito anche dal collega Mazzocchi, vuole essere un'occasione per rivalutare il concetto di famiglia, ed è questo che voglio principalmente mettere in evidenza. E oggi possiamo definire l'epoca in cui viviamo, l'epoca della dissacrazione, dove i vari valori, a cominciare da quello di patria, noi sentiamo noi politici quando parliamo, nobilitiamo il termine paese come un termine appunto nobile, ma si è perduto quello che secondo me è molto più valido, che è quello di patria, e si è perduto, e così anche i valori della religione, della moriggeratezza, e tra questi anche quello della famiglia. E quindi sono valori che sono sempre più in crisi. Allora, l'occasione della festa della famiglia, finalizzata a se stessa, forse non avrebbe grande valore, ma vuole essere un'occasione per ripristinare l'attenzione sul valore della famiglia. Valore della famiglia che, se noi consideriamo nella sua essenza, è quanto di più valido ci sia anche nell'ambito dell'inclusione sociale. Cioè, quale ammortizzatore sociale migliore di una famiglia? Oggi, che assistiamo, nell'epoca in cui viviamo, assistiamo a un disfacimento continuo e costante della famiglia stessa. Le indagini ci riportano che siamo arrivati al 30% dei divorzi, ma se a questo aggiungiamo l'aumento indiscriminato dei non matrimoni, noi stiamo andando verso una società di single. E quale danno questo può comportare? Allora, la crisi economica, i problemi economici che attanagliano e che prendono sempre la scena più di ogni altro, se noi li confrontiamo con questo aspetto di una società che tende sempre di più a diventare di single, quale danno economico riporta? Ci rendiamo conto, una famiglia che una persona che deve sopravvivere e deve sostenere più famiglie o deve sostenere una vita da solo, quale incidenza c'ha sull'economia? E allora, se non si rivaluta il concetto, quindi quello che sto affrontando io è, con l'occasione della festa della famiglia, andare anche a livello culturale, sociale,
al riguardo dell'aspetto della famiglia, perché quando si parla di famiglia la scena viene conquistata, catalizzata soltanto sul problema dei matrimoni, se devono essere di sesso diverso o uguale. Questo attira, come dire, catalizza tutta l'attenzione. Ed è come la storia del bruscolo e della trave. Noi non ci rendiamo conto che invece stiamo andando incontro a una società che con un silenzio assordante non sta guardando ai fattori principali della rivalutazione della famiglia stessa. E la festa vuole essere proprio questo, cioè la famiglia che lo possiamo chiamare il laboratorio, la palestra, l'officina delle relazioni, dove il creatore ha previsto degli ingredienti particolari di attrazione, gli affetti familiari, anche l'attrazione sessuale. Ecco, se non si riesce nella società a poter stabilire nella famiglia questi, come dire, queste capacità di relazione, come andrà la società? Allora, in una società che tende sempre di più al disfacimento della famiglia, noi rischiamo seriamente di andare a distruggere l'architrave stesso della società. Ecco che la festa della famiglia prende valore, ed è per questo che io l'ho messa, come dire, all'apice della mia agenda politica, come aspetto da considerare, come dire, principale nell'attività che ognuno deve portare avanti, con poi tutte le conseguenze di tipo legislativo di cui abbiamo già sentito, che vanno nella direzione di una riforma della legge sulla famiglia stessa. Ma alla base ci vuole essere proprio una riforma anche culturale, completo anche con un altro, con dei passaggi veloci a questo proposito. Cioè oggi la società, quando incontra una coppia che si vuole sposare, che cosa gli dice? Ma sei un pazzo, ti stai incatenando. Qualcuno addirittura fa le condoglianze. Mi ha fatto impressione vedere un uomo di spettacolo molto importante che si stava sposando e che quasi quasi si doveva giustificare sul fatto che si stava sposando, perché era controcorrente. Cioè, ma come mai tu, che sei così importante, ti stai, tra virgolette, incatenando andandoti a sposare? E lui doveva giustificare la sua decisione. Ma come l'ha giustificato? Per garantire i diritti alla moglie, perché la moglie non fosse garantita meno dei figli rispetto ai diritti. Questo in un atteggiamento altruistico, ma questo coincide con quello che dicevo prima. Cioè, una società che va verso di più, verso una realizzazione di una società di single, è evidentemente una società che non riesce ad avere relazioni, e questo distrugge la società stessa. Quindi noi possiamo risolvere tutti i problemi economici che vogliamo, ma nel momento in cui non siamo in condizione, in grado di saper avere delle sane relazioni, dove il laboratorio principale è appunto la famiglia, noi stiamo disattendendo l'aspetto principale della civiltà, della società stessa. E allora per questo io mi spendo in modo particolare affinché la festa della famiglia arrivi a compimento, ma perché si innalzi enormemente l'attenzione sulla famiglia, quale architrave di ogni società che si vuole definire civile. Quindi premio della famiglia come punto di riferimento, ce l'hanno tutti quanti nelle cartellette, premio della famiglia come punto di riferimento dell'intervento del collega Mazzocchi, festa della famiglia come punto di riferimento dell'intervento di Sandro Oliveri, giornata della famiglia come punto nodale di interesse da parte del disegno di legge preparato dall'onorevole Santolini. Grazie al pubblico presente innanzitutto. Come sapete, io mi occupo di questi problemi da una vita, per cui dico cose che dico sempre. Ci tengo particolarmente alla Giornata Internazionale della Famiglia, perché ricorderete, l'ONU nel 1994 istituì l'Anno Internazionale della Famiglia. Fu un anno di svolta, perché in quell'epoca il Forum delle Famiglie uscì allo scoperto e presentò addirittura una petizione con più di 1 milione di firme proprio per avviare politiche familiari degne di questo nome, che in Italia non sono mai esistite. E nel 94 l'ONU da allora tutti gli anni proclama il 15 maggio la Giornata Internazionale della Famiglia. Quindi sono moltissimi anni, e ogni anno l'ONU detta un'agenda, detta un titolo, dà a tutti i paesi aderenti all'ONU una materia su cui riflettere, dagli anziani ai giovani, alle adozioni, alle famiglie numerose, e ha suggerito ai paesi membri di discutere di questi temi.
Questa giornata internazionale della famiglia è stata adottata da moltissimi paesi in Europa, in America Latina, in Estremo Oriente e non necessariamente paesi cattolici, perché questa è un'iniziativa dell'ONU che ha voluto sottolineare nel 1994 l'importanza di questa istituzione che precede lo Stato, tanto è vero che anche nella nostra Costituzione, come ricordate, lo Stato riconosce i diritti della famiglia e non glieli dà. Questo vale per tutti i paesi dove esistono dei popoli e delle popolazioni che vedono nella famiglia il fondamento del loro tessuto sociale. Da qui la mia proposta di legge, perché trovo incredibile che in Italia non se ne possa neanche parlare. Cioè io trovo incredibile che un paese che appunto, voglio dire, dovrebbe avere tra le sue iniziative e la sua voglia di legiferare non ci possa mettere la giornata della famiglia, dal momento che c'è la giornata di tutto e di tutti e per ogni cosa, benissimo, siamo tutti assolutamente d'accordo. Però la giornata della famiglia voluta dall'ONU non mi sembrava una cosa così difficile da realizzare. Sono passati molti anni e non se ne parla. Si parla molto di economia, si parla molto di tante cose molto importanti, certamente. Però questa legge, questa proposta di legge, la mia come quella dei colleghi, è a costo zero. Non si chiede un finanziamento per nulla, non si chiede una giornata di festa per carità, non si chiede niente di particolare, si chiede semplicemente di metterla in agenda e chi vuole, io ho scritto le scuole, ma non necessariamente le scuole, chi vuole avvia una riflessione su un tema dettato dall'ONU. Quindi non c'è niente di più laico, di più trasversale di una proposta del genere. Noi, come quando io ero al Foro delle Famiglie, l'abbiamo sempre fatto e anche quest'anno, adesso l'attuale Presidente Belletti ha, come sempre, fatto un convegno, delle iniziative importanti il 15 maggio, perché è il 15 maggio, l'ha stabilito, ripeto, un organismo sovranazionale. E questo darebbe lo spunto, e concludo, per, come dicevano i colleghi, avviare una riflessione seria sulla famiglia, nel senso che la famiglia è sotto attacco ma facciamo finta di niente. La famiglia tiene nel nostro paese ma non ce ne rendiamo conto, non siamo grati alle famiglie che sono la spina dorsale e sono quelle che reggono nei momenti di difficoltà e di crisi e nei momenti economicamente drammatici, sono quelle che reggono l'urto di queste crisi, perché dove si mangia in tre si mangia in quattro, si stringe la cinghia e la sussidiarietà e la solidarietà nella famiglia sono pane quotidiano. Quindi della famiglia si ignorano proprio i fondamentali, la si attacca in continuazione in maniera spesso gratuita e ingiusta. Politiche familiari sono ancora in larga parte latitanti, si pensa che le politiche familiari siano solo quelle di welfare e non è vero, le politiche familiari sono scolastiche, sono economiche, sono fiscali, sono nei confronti dei media, nei confronti anche certamente del welfare, nei confronti dell'associazionismo familiare, cioè le politiche familiari sono a largo spettro. Allora una giornata come quella voluta dall'ONU potrebbe essere l'occasione per chi ha a cuore questa istituzione di fare il punto della situazione. Dove siamo arrivati e dove stiamo andando? Non c'è niente di più di ambizioso in queste proposte, ma fare il punto della situazione, rendersi conto che fra 20 anni o 30, se continua questo trend, avremo enormi problemi dal punto di vista economico, previdenziale, sanitario, perché non ci sarà più nessuno che paga i soldi per le pensioni, per la sanità, per la previdenza, per l'assegno di accompagnamento, per l'assistenza agli anziani, perché siamo un paese che sta drammaticamente invecchiando e non c'è ricambio generazionale. Si tratta semplicemente di fare il punto della situazione e rendersi conto che lo spread non è solamente, o il rischio di default non è solamente quello dei soldi o dei bund o dei bot tedeschi o delle differenze di valutazione, ma c'è anche un rischio default, perché al 1,4-1,3
i demografi dicono che una popolazione rischia il default, noi siamo a 1,4-1,5. Cioè il cratere di cui parla Monti, che si sta allargando e noi siamo sempre sull'orlo del cratere, questo cratere riguarda anche la popolazione italiana e riguarda anche il ricambio generazionale. L'auspicio è che si possa parlare serenamente di queste cose una volta all'anno. Grazie. Presidente Buttiglione, tutti noi qui stiamo a reclamare il fatto che questi disegni di legge giacciono in qualche cassetto di qualche commissione, eppur essendo disegni di legge a costo zero, disegni di legge a forte impatto culturale, disegni di legge che potrebbero contribuire per lo spirito che le anima a creare un fattore di coesione sociale molto forte. Quello di Tonio Mazzocchi fa perno, dicevo prima, sulla festa, sul premio per la famiglia, sulla festa, sulla giornata. Però noi ci chiediamo perché in questo impasse veramente, come dire, martellante di pressioni economiche, davanti a ciò che potrebbe dare un respiro così grande anche di speranza a tutte le famiglie del paese, l'ufficio di presidenza non decide di calendarizzare questi disegni di legge e di portarli oggettivamente a casa. Perché, come vedi, qui ci sono destra, sinistra, centro, c'è un po' tutto l'arco, come si diceva prima, costituzionale, però c'è bisogno poi di dare spessore, di concretezza a queste esigenze per dare anche un messaggio di speranza concreta e operativa alle famiglie. Tutto quello che posso dire è che mi impegno a portare la questione nella conferenza dei capigruppo, nell'ufficio di presidenza, ma più nella conferenza dei capigruppo, invitando i gruppi politici dare priorità a questo tema famiglia, perlomeno a livello simbolico, visto che così poco si è riusciti fino ad ora a fare a livello pratico, augurandomi che questa convergenza di forze politiche diverse su una battaglia simbolica possa poi presto tradursi anche in una convergenza su battaglie pratiche che riguardano il fisco giusto per le famiglie, che riguardano una politica culturale di sostegno per la famiglia. Vedo che oggi state presentando anche il Family... Allora ne parleremo dopo, ma sono problemi fondamentali, perché quello della famiglia è un tema anche economico, c'è un fisco punitivo per le famiglie che vogliono usare una scuola libera devono pagare due volte il costo della scuola, è un tema culturale, c'è una grande lotta sulla televisione, ma il tema dei contenuti culturali e morali dello spettacolo televisivo in Italia non affiora in questa lotta, ci si scanna a morte, ma questo tema pare essere secondario. Pure come fanno i giovani a avere fiducia nel loro amore, a sposarsi, ad avere dei figli, quando la televisione non mostra loro mai il modello di un vero amore coniugale, con le sue difficoltà, i suoi tradimenti, le sue sconfitte, ma anche il perdono, la rivincita, la ripresa, quando questo è un aspetto della vita totalmente trascurato dall'industria della comunicazione di massa. Quindi almeno un riconoscimento simbolico, ma anche l'invito poi a sentirsi, a lavorare, anche in vista dei programmi per le prossime elezioni che non sono molto lontane. Non credo infatti che ci sia spazio per fare molto in questa legislatura ormai, ma se si parte da adesso, per la prossima legislatura, e se si riesce ad avere delle visioni convergenti di programma, allora forse la prossima legislatura riusciremo a fare qualcosa di serio e di concreto sul tema della famiglia. Questa è l'unica cosa che posso dire, questo è l'impegno che prendo. Grazie. Adesso, mentre noi ci scambiamo, ti passo il volano anche di questo. Tu sei stato ministro dei beni culturali e al Ministero dei beni culturali compete anche la possibilità di sostenere, di incoraggiare, in qualche modo anche di attrarre risorse verso quelle iniziative culturali che sono anche quelle che riguardano il mondo del cinema. A noi ci sembra che il Fiuggi Family Festival meriterebbe un'attenzione molto più, come dire, marcata, proprio per la ricchezza dei contenuti, proprio per il carattere profondamente popolare che ha, e poi anche per il coraggio con cui un manipolo
di coraggiosi e di volenterosi continua a lavorare su questo obiettivo, devo dire, come dire, lottando davvero controcorrente per poter portare avanti un discorso che, questo sì, non è solo simbolico, ma potrebbe davvero trasmettere agli altri quei modelli di cui oggi i giovani sembrano avere sempre più bisogno, ma che di fatto si vanno, come dire, stemperando nell'ambiente. Quindi chiamo adesso Antonella Vevere, Mussi Bollini e Armando Fumagalli, che sono... aspettiamo magari alla fine, se vogliamo aspettare un secondo. Ecco, sì, colleghiamo le cose. Prego. Ci vediamo qua e poi dopo lo aspettiamo qui, tanto sai, a mezz'ora finita tutto. Quindi possiamo anche stare con loro. Tu vuoi stare qua? Resta. Allora, la parola per iniziare ad Antonella, che è il presidente del Fiji Family Festival e che, diciamo, come dire, l'ha visto nascere, gli è proprio nato in mano questo festival. Grazie a tutti, grazie all'onorevole Binetti e un grazie particolare naturalmente al presidente Buttiglione, che abbiamo avuto l'onore di avere al festival l'anno scorso. E un grazie all'onorevole Santolini. Sapete, vi dico perché, il festival nasce dall'idea di una persona, mio marito, che era all'interno del direttivo del forum delle associazioni familiari. Quindi penso che l'onorevole Santolini sia stata, ecco, Luisa, tra i primi proprio ad accogliere il pargola, anzi dal concepimento, consentitemi di usare questo termine, dal concepimento del festival. Grazie Luisa. E cos'è il festival? Quest'anno giungiamo alla quinta edizione con grande sforzo, ma anche con grande entusiasmo, e come in tutte le famiglie lo sforzo non si avverte, è grandissimo, se guardiamo lo sforzo ci spaventiamo sinceramente, però non lo avvertiamo perché andiamo avanti con entusiasmo, e quest'anno con una marcia in più che è dovuta all'ingresso prepotente di coloro che erano ragazzi, bambini, quando il festival ha iniziato i primi movimenti, e adesso sono giovanotti. Hanno preso in mano l'organizzazione, la comunicazione, anche il marketing, per quel po' di marketing che riusciamo a fare, che comunque in un festival internazionale è un aspetto molto importante, e hanno proprio trasformato il festival con l'entusiasmo dei giovani. Cos'è il festival? Un momento di incontro, nell'idea originaria che cerchiamo di mantenere il più conforme possibile alle sue origini, è un momento di incontro tra le famiglie, le istituzioni e soprattutto le case di produzione e distribuzione di eventi cinematografici, televisivi, tutto l'intrattenimento audiovisivo. Perché ci è sembrato e continua a risultare molto importante questo momento d'incontro, che poi si va strutturando e delineando sempre meglio, perché questi mondi spesso non si parlano, o se si parlano non riescono a comprendersi, è difficile per le famiglie comprendere, io stessa, anzi assolutamente non immaginavo che cosa ci fosse dietro un filmato che mi veniva proposto in televisione, e quali fossero le esigenze anche dei produttori, le esigenze dei distributori, non possiamo nasconderle. D'altra parte il mondo della parte commerciale di ciò che vediamo non può ignorare, come si diceva prima, la vita delle famiglie, non può ignorare che ciò che propone è informazione, ma è anche formazione. E devo dire che, nonostante l'informazione, sì, spesso un po' deprimente, che riceviamo perché si raccontano, è più facile raccontare le cose negative, le cose che non vanno, forse si ritiene che facciano più ascolto, nonostante questo devo dire che i giovani hanno grande entusiasmo, si sposano, nonostante le statistiche si sposano, continuano a desiderare di avere figli. Un piccolissimo aneddoto, e vi dico la struttura di quest'anno, così poi lascio la parola agli altri.
Quando abbiamo iniziato l'edizione del 2010, il tema era progetto famiglia, quindi la famiglia in formazione, chiedemmo nella conferenza stampa di inaugurazione ai giornalisti e ai giovani e alle famiglie presenti, secondo loro, quale fosse il sogno con cui le ragazze e i ragazzi vanno a dormire la sera, almeno quando ero ragazza mi addormentavo pensando a qualcosa di bello nel mio futuro, penso sia comune a tutti. Che tipo di sogno avevano? Che tipo di famiglia sognavano? Questa domanda rimase col punto interrogativo per tutta la settimana del festival. Casualmente, senza predisporre niente, nel periodo della premiazione, nel momento della premiazione, avemmo ospiti le ragazze di Disney Channel, quindi ragazze 19, 20, 21 anni, intervistate da un giovanissimo giornalista, Manolo Marini, che chiese loro: benissimo, ma voi che cosa sognate? Tutte e tre, una dopo l'altro, risposero: ci rendiamo conto di essere in una società che mostra degli esempi non sempre rassicuranti, però noi, venendo pure da situazioni culturali diverse, sogniamo un marito, dei figli e una vita stabile il più lunga possibile. Cioè, ciò che biologicamente è la famiglia emerge nei sogni dei ragazzi e penso sia dovere delle famiglie e delle istituzioni che oggi hanno manifestato una disposizione estremamente aperta e gioiosa nei confronti della famiglia, penso che sia dovere mantenere questi sogni dei ragazzi e aiutare a tradurli in realtà. Cerchiamo di farlo in una festa, in un festival che vuole essere sempre propositivo, perché è un momento di incontro, quindi di vacanza anche per le persone che vengono, per gli ospiti, all'insegna del cinema e di tutta la comunicazione, e con un festival, con un concorso internazionale di cui vi parleranno poi meglio le persone che mi seguiranno. E concorso internazionale, film, spettacoli teatrali, eventi musicali. Quest'anno il tema è il bello della famiglia. Perché il bello? Perché ciò che è bello spesso, anzi sempre, è connesso a ciò che è buono. E il terzo passo a ciò che è vero. Le famiglie vogliono capire, le famiglie che verranno, e alle famiglie alle quali ci rivolgiamo, vogliono capire ciò che è vero, ciò che può essere considerato bello perché porta anche la bontà dentro di sé. È un momento di gioia, quindi abbiamo scoperto, il nostro comitato scientifico ha selezionato tantissimi momenti di ottima produzione, di altissima qualità e di valore. E vogliamo proporli, molti sono inediti, quelli in concorso devono ancora essere distribuiti, speriamo che lo siano, anche grazie al nostro piccolo, alla nostra piccola spinta di conoscenza, se non altro. Vogliamo far sentire le persone accompagnate, perché poi il bello della famiglia è questo, che in famiglia non si è soli. Si riesce comunque, anche quando questa bellezza deve essere ritirata, nutrita, pulita, spolverata, ricostruita, penso che ne valga la pena, perché ci salva da quella solitudine che forse è la nostra maggiore paura. I ragazzi, giovanissimi, hanno costruito, non so se è il momento adesso di vederli, Paola? Benissimo, allora prima la parola al nostro direttore. Perfetto, hanno realizzato questi tre spot con un enorme entusiasmo e ve li lascio vedere. È una serie, una puntata, una dietro l'altra. Vado io? Straordinario, davvero. Ho ancora i brividi. Bravi, bravi, complimenti a tutti. Fiero di voi. È questo il cinema che voglio. Thank you.
mamma è come la vita, ma senza le parti noiose. Se la telecamera si muove, le immagini sono ancora più belle. Però da sole non bastano, ci vogliono anche le parole e i rumori. E registrarle tutte è molto faticoso. E poi, per fare un film, bisogna essere precisi in tutto. Come fa la mamma? Gli attori provano e riprovano mille volte, perché al regista non va mai bene niente. Il cinema in famiglia è tutta un'altra cosa. Allora, questo spot, quando io l'ho visto, che per me è il più carino di tutti, il terzo, quando è arrivato sul mio, diceva alla fine: perché la famiglia è la star, oppure perché la star... Ah, questo è quello che ho visto io. Ok, è quello che mi avete mandato. Caricandoli su YouTube abbiamo il dato, il titolo. Buongiorno a tutti, sono Mussi Bollini, sono il direttore artistico di questo Fuji Family Festival per il secondo anno. È un'avventura meravigliosa che mi emoziona ogni anno, e come mi emoziona questo spot. A qualcuno non è piaciuto questo spot, perché, anzi una persona in particolare non è piaciuto, e l'ha trovato un po' melenso. Io invece è uno spot che ho adorato, è uno spot che mi piace tantissimo, è uno spot fatto da ragazzi. Sono ragazzi tutti giovanissimi, e hanno coinvolto i ragazzi di Fuji, e la scena finale del red carpet, praticamente erano tutti bambini e le famiglie di Fuji. E il fatto che dei ragazzi abbiano avuto questa idea nel pensare questo spot e voler rappresentare la famiglia in questo modo mi fa essere un pochino più serena, nel senso che insomma c'è la volontà di immaginare la famiglia in modo diverso rispetto a come viene comunicata. E il Fuji è un momento importante per l'offerta alle famiglie su tutto il territorio. Sarà un altro però. Perché hanno una festa della famiglia organizzata dalla provincia autonoma di Trento e saremo in due, e quindi dai, forse riusciamo davvero a coprire tutto il territorio nazionale. È un festival che vuole essere un'offerta culturale per la famiglia, un'offerta culturale per la famiglia, per dare alla famiglia il modo di vedere dei bei film, tanti, non sono tanti come quelli dell'anno scorso, però insomma sono sempre 23 film,
in 3 giorni, e, suddivisi in diverse categorie. Abbiamo i film in concorso, i film in retrospettiva destinati agli adulti, i film in retrospettiva destinati ai ragazzi, quindi sono soprattutto lungometraggi in animazione. Abbiamo poi uno spazio nuovo quest'anno che si chiama Aperitivo in Corto, e alle 6:30 di tutte le sere ci sarà la possibilità di prendere un aperitivo e vedere dei bellissimi corti in animazione realizzati dalla Scuola Nazionale del Cinema di Animazione di Torino. E, un'offerta culturale per le famiglie, avere modo di fermarsi un attimo e godere di un bel film, e avere poi modo anche di riparlarne magari in famiglia. Molti dei film, soprattutto quelli in concorso, sono film che trattano anche di tematiche anche forti, se vogliamo, che però possono essere uno spunto per creare il dialogo in famiglia. Tendenzialmente la famiglia è vista dall'industria del cinema solo come consumatrice. I film di Natale sono i film che portano le famiglie al cinema, anzi forse adesso un po' meno visto la crisi, esatto. Però l'idea è proprio questa, cioè di godere insieme di belle immagini, di belle storie, di belle regie, e avere 3 giorni da dedicarsi proprio per cercare di pensare in famiglia in modo diverso. Ecco, questa è l'idea del Fiuggi, e quello che anche quest'anno vorremmo riuscire a portare. Ci sono tante altre cose, saranno presenti nelle 3 giornate anche 3 canali specializzati per bambini. Ringrazio Gianfranco Noferi, che è qui con noi, che è il vice direttore di Rai Ragazzi, e quindi avremo Dea Kids, Turner e appunto Rai Ragazzi, che saranno presenti a Fiuggi per proporre le nuove produzioni e per creare un momento di animazione per i bambini. Questo è anche un modo per riuscire a far pace alla famiglia con la televisione, che forse è giunto anche il momento, insomma, di cominciare anche a guardare gli strumenti della comunicazione sociale, siano essi cinema, siano essi TV, siano essi libri, come strumenti che possono essere utilizzati in modo intelligente all'interno della famiglia, certo con un aiuto alle famiglie, quindi con, come dire, anche consigliando delle buone pratiche di azione all'interno della famiglia, perché si fa presto a dare solo colpa alla televisione o solo colpa al cinema, insomma. Siamo noi genitori in prima persona impegnati ad utilizzare questi strumenti, così come il decreto intermierifica ci ha insegnato a fare. Grazie. Bene, sì. Scientifico, sì, sì. Grazie, io chiudo con qualche brevissima considerazione che si ricollega a cose già dette dai relatori precedenti. Questa idea del mettere in collegamento due mondi. Allora, qui mi sembra che abbiamo alcuni rappresentanti del mondo delle associazioni familiari, no? Credo che il problema della visibilità, che non è soltanto un problema di visibilità di una singola associazione, ma come è già stato detto, è proprio di una visibilità di milioni e milioni di persone, che cioè, ci sono dei momenti clou, dei momenti topici. Uno fu alcuni anni fa il Family Day, ma ci sono stati ogni tanto, ci sono altri momenti, quando si va per esempio a vedere magari territori che non emergono mai sui media, come purtroppo i territori che hanno avuto dei terremoti, eccetera, no? Si scopre un'Italia che non viene mai raccontata dal mondo, o viene pochissimo raccontata dal mondo dei media. No, quindi questo problema di dare visibilità a questo mondo che ne ha poca è da cui era nata l'idea del festival. Qui sono stati già accennati a 2 questioni importantissime e fondamentali: il problema della compatibilità lavoro-famiglia, il problema drammatico della denatalità in Italia, che sono problemi giganteschi che occupano molto meno spazio nel dibattito pubblico di altri problemi che invece sono di per sé molto meno importanti. Allora, come riuscire a riequilibrare un po' questo? Cercando a partire da questo mondo dell'associazionismo familiare un maggior collegamento, un maggior contatto, una maggior relazione proprio col mondo della comunicazione, in particolare col mondo del cinema. D'altra parte, non dobbiamo pensare che, nonostante gli enormi investimenti economici che ha il mondo del cinema, ovviamente soprattutto in America, ma anche
ci sono investimenti significativi anche in Italia, non dobbiamo pensare che tutto funzioni nel modo migliore, perché ci sono anche lì delle sacche, diciamo, di generi non coperti e di cose non fatte che sono un po' stupefacenti per chi le guarda un po' con un minimo di distacco. I tre film che hanno incassato di più negli ultimi 15 anni in Italia sono La vita è bella, Che bella giornata e Benvenuti al Sud, che sono tre film completamente family, diciamo, e che La vita è bella è un inno all'amore familiare, Benvenuti al Sud è un film per famiglie e anche Che bella giornata è un film, al di là del personaggio di Cozzolone che ogni tanto ha qualche, ma più negli show che nei film, perché i film sono molto, in realtà sono molto dolci, sono molto sono quasi un Forrest Gump all'italiana, per capirci. E, sono film family e sono i film che hanno incassato di più, per cui quando con Gianni Astrei iniziamo anni fa a pensare a questo festival, abbiamo pensato sin dall'inizio, questa non è un'utopia, cioè cercare di ricollegare questi due mondi, il mondo del paese reale col mondo del cinema e anche un po' di più anche col mondo della televisione, non è affatto un'utopia, ma può far bene, può fare molto bene a tutti e due i mondi. E se uno poi va a vedere le tabelle degli incassi del cinema mondiale, quindi cinema americano, trova sui primi 50 incassi degli ultimi 20 anni, ne trova 40, 45, 48, adesso basterebbe andare a controllare che sono film femmini, si va appunto dai vari Toy Story, Harry Potter, L'era glaciale, Il Signore degli Anelli, eccetera, e si può andare avanti. D'altra parte anche il mondo della distribuzione ha le sue sacche strane, ha i suoi buchi. Ero proprio quattro giorni fa, parlavo con una signora che lavora a Hollywood, sta lavorando molto in questo momento per Disney, 20th Century Fox, e mi chiedeva, così parlando, dice: come è andato in Italia The Blind Side? Quando io l'ho spiegato, The Blind Side è un film per cui Sandra Bullock ha vinto l'Oscar, e ha avuto la nomination all'Oscar, ha incassato 240 milioni di dollari in America, eccetera. Quando l'ho raccontato che in Italia i distributori italiani hanno deciso di non distribuirlo nelle sale, lei non ci credeva, gli ho dovuto ripetere tre volte, dice: ma com'è possibile? Ma hanno pensato che fosse un film troppo americano, così. È un film completamente femminile, che fa un discorso molto serio, profondo, è tratto da una storia vera, sull'adozione e anche proprio sullo stile di vita di una famiglia. E in Italia non è uscito nelle sale, è stato mandato in anteprima su Mediaset Premium, nel senso hanno fatto un'operazione di valorizzazione su un mezzo diverso, però insomma è stata una cosa abbastanza impressionante, abbastanza significativa. Per cui l'altra linea del festival è quella che soprattutto attraverso le anteprime, quindi i film in concorso, quello di porre all'attenzione di un pubblico che poi in alcuni casi è stato anche un pubblico che poi ha spinto perché alcuni film venissero distribuiti, e di fatto almeno in un caso ci si è riusciti, ma noi contiamo che succeda negli anni prossimi molto di più, e stiamo cercando di costruire le sinergie necessarie per far questo, perché alcuni film molto interessanti, molto belli e che avrebbero anche potenzialità di mercato e che di per sé poi, e che magari sono alla soglia della distribuzione ma poi non riescono a superare questa soglia, riescono effettivamente a essere distribuiti. Il terzo interlocutore che dobbiamo iniziare a sollecitare più sono gli esercenti, perché ovviamente oggi andare al cinema per una famiglia intera è un costo grosso, e sappiamo che quello che è essenziale è quello che lo si vede. Quest'anno il cinema in Italia, cioè, sta incassando un po' di meno dell'anno scorso. È un problema, a mio parere, sostanzialmente di prodotto. Quando i film belli ci sono, la gente va a vederli. Però c'è anche un problema di costruire anche un'offerta che sia realisticamente fruibile per dei nuclei familiari, e questa è una terza linea su cui vogliamo e vorremmo lavorare. Allora, quindi si tratta di un progetto che non è soltanto appunto alcuni giorni di proiezione eccetera, ma è il progetto di costruire una maggior comunicazione che può far bene a nostro parere tanto al mondo del paese reale rappresentato in modo eminente da quelle oramai 50 circa associazioni che sono racchiuse nel forum delle associazioni familiari e di altre associazioni che vorranno partecipare alla realizzazione del festival, e il mondo, diciamo, dei media, che può beneficiare molto anche dal punto di vista economico da una maggiore attenzione a questo paese reale. Grazie. A
questo proposito volevo ricordare che proprio venerdì pomeriggio, venerdì 27 alle ore 16, ci sarà proprio una tavola rotonda cinema e famiglia tra cultura e mercato, e saranno presenti diverse sia distributori che produttori, ci sarà un rappresentante di Rai Cinema proprio per discutere insieme di questo. Il tema dell'andare al cinema e come le famiglie possono andarci è decisamente importante, soprattutto se non si hanno i soldi per andare al cinema, poi si scaricano i film con pirateria, e questo non va bene. Forse faremo tutti meglio, appunto, a riuscire ad andare di più al cinema tutti quanti e non appunto comportarci in modo non legale, ecco. Adesso, se qualcuno di voi vuole fare delle domande, ci sono qui ancora ovviamente il collega Oliveri, anche la collega Santolini e poi tutti questi membri del FIUGI. No, resta qua. Sì, resta qui, tanto se ci sono le domande poi rispondono dal posto tranquillamente. Forse quello che possiamo dire è che il professor Fumagalli è anche, lo conosceranno moltissime persone, però forse non tutti lo sanno, ma lui e la sua scuola, c'ha una grande scuola importante a Milano, in cui si fa proprio formazione su come si scrivono, no? Cioè sulla scrittura creativa, su come si scrivono sceneggiati, e tra, spero che tu, come succede a volte quando uno cita il figlio più celebre di quelli che ha, poi magari la gente rimane un po', sembra quasi che si identifichi un prodotto con un lavoro. Però per dire che tutto il filone anche di quelli che fanno, che girano intorno anche alla fortunata serie di Don Matteo, per dire, ma molte altre cose, fanno capo anche a questo master di scrittura creativa che ha lui a Milano, e per il quale poi molti dei giovani anche sperimentano sul campo il come far cinema anche attraverso collaborazioni con diverse case produttrici cinematografiche, proprio perché il tema del cinema è un tema dei contenuti, è un tema dei linguaggi, è un tema del modo di affrontarlo sotto il profilo anche economico, della distribuzione. E noi vorremmo che mettere la famiglia al centro del dibattito significasse anche valorizzare tutti in quanti questi circuiti per poter contribuire davvero a una nuova cultura, che è una cultura di sempre, però una cultura che racconta nel modo più positivo possibile quanto sia bello oggi essere famiglia, quanto sia bello oggi far famiglia, e come quando la crisi colpisce la famiglia è perché in qualche modo un po' tutta la nostra società si è già ammalata, e quindi a ritornare dalla famiglia per ritornare alla società. Da questo punto di vista andare a cinema è un bel modo di curarsi, no? Infatti esiste anche una corrente di cinematerapia che è molto molto bella. Quindi se volete fare delle domande, tutti a disposizione ancora per voi, abbiamo ancora un po' di tempo. Siamo stati molto bravi e molto veloci. A proposito della giornata nazionale della famiglia, è vero che l'ONU ha istituito la giornata internazionale della famiglia, però con un problema abbastanza consistente, che non è stata fatta la definizione della famiglia, per cui ci troviamo di fronte al problema che questi giorni, uno può anche scoraggiarsi, ma di fatto questa è la realtà, il problema è grosso, è consistente, bisogna affrontarlo, non bisogna far finta che non esiste. Mio amico che si scoraggiava e che sembrava che si scoraggiasse è Pierluigi Fornari, conosciuto giornalista di Avvenire. No, lo dico per la battuta che ha fatto lei, perché ti ha visto un attimo. Beh, ti do subito la parola. Che è il giornale che più coraggiosamente, con più creatività, e poi la tua firma e tutto. Come? Allora, a te la parola, Pierluigi. Rispondi. Rispondile. No, nel senso che lo sappiamo bene che il problema c'è, però si chiama la giornata internazionale della famiglia, il che dal punto di vista così semantico non è delle famiglie, è già qualche cosa, voglio dire, un minimo di separatezza la pone, sono dettagli e sottigliezze, però già chiamare il giornale internazionale della famiglia è diverso, e comunque il problema si pone, è un problema culturale, antropologico, sicuramente esiste, però non dobbiamo per questo ritrarci e non farci avanti con i nostri argomenti, le nostre ragioni, le nostre proposte, che sono tante. Noi abbiamo magazzini di testimonianze, di proposte, di idee, di
di vita vissuta, e non dobbiamo per questo ritirarci, semmai proporlo proprio nella giornata della famiglia. Problema che va difeso a livello politico, cioè il Family Day c'è stato anche per questo, perché si difendesse a livello politico una definizione di famiglia. Cioè, non è avvenuto casualmente. Se mi consente, però, io sono d'accordo con lei, però io ho l'impressione che i media in questo momento un problema di una minoranza fanno in modo che invece il problema della maggioranza degli italiani, che per la famiglia tradizionale, così come previsto sia dalla Costituzione sia da altre norme, diventi un problema di minoranza. Io sono rispettoso per qualsiasi opinione pubblica, opinione che qualsiasi partito può esprimere, però devo dire la verità, qui in Italia noi stiamo vedendo che in questi giorni il dibattito si apre su una minoranza che vuole mettere da parte una maggioranza che invece crede nella famiglia, come giustamente è stata detta anche dall'amica Pabinetti, dal nostro amico, e così via. Per questo stiamoci attenti anche a questo, i giornali debbono, i media soprattutto, debbono tentare di fare, ecco, perché è utile questo festival? È utile perché questo festival mette in luce come la maggioranza degli italiani vede la famiglia. Quando la signora citava dei giovani che cosa volevano come aspirazione, che era il matrimonio, questa è la maggioranza degli italiani. Allora stiamoci attenti anche noi, senza volere, ad assorbire un tipo di cultura molto relativa da parte di qualcuno che è minoranza, ed è bene che rimanga minoranza. Sì, a questo proposito, nella proposta di legge ho sottolineato la famiglia secondo quanto è previsto dal dettato costituzionale, e quindi precisare questo. Però mi rifacevo, e meno male mi riaggancio a quello che ha detto il collega, che avevo detto prima, non scambiamo il bruscolo con il fatto, è importantissimo. Io sono per la famiglia tradizionale, su questo non ci sono dubbi, però bloccarci perché una minoranza riesce in tal senso a non permettere la valorizzazione della famiglia è una sconfitta. Poi, ecco, e quindi dico, perché no, finora purtroppo è stato questo anche il motivo che ha bloccato la stessa istituzione della festa della famiglia. Quindi tutti quanti, nasce da questo la mia volontà di presentare la festa, perché tutti quanti conosciamo 8 marzo, cosa c'è? L'8 maggio, il 19 marzo, secondo me la famiglia sta al di sopra del papà e della mamma, perché un papà e una mamma al di fuori della famiglia per me è un aspetto, come dire, di una criticità della società stessa. Quando è la festa della famiglia? Non esiste. No, un momento, allora cominciamoci da lì, nell'istituire la festa che deve diventare, a mio avviso, la festa principale nazionale, che venga poi ricordata, conosciuta meglio di quella dell'8 marzo, 19 marzo e così via. Da lì poi la massa, la maggioranza deve essere coinvolta, da lì che quindi, secondo me, con la festa della famiglia e dando valore a tutti quanti, possiamo realmente ripristinare quel valore a cui credo che tutti teniamo, che però tante volte dimentichiamo. Grazie. Caso noi abbiamo voluto legare questi due eventi oggi, cioè abbiamo voluto legare una proposta di legge che ha un aspetto normativo, ma che può anche avere quella asciuttezza che non è in grado di contagiare entusiasmo, che non è in grado, come dire, di coinvolgere le persone. Quando noi diciamo la famiglia secondo il mandato costituzionale, sembra quasi che impoveriamo e scheletrizziamo un po' la famiglia ai suoi fondamentali. Peraltro ringraziami Dio che il mandato costituzionale c'è, è chiaro ed è ineludibile. Però è, come dire, condizione necessaria ma non sufficiente. Abbiamo bisogno che la famiglia venga raccontata. Oggi c'è una grande valorizzazione della narrazione, anche in medicina, no? La medicina narrativa rappresenta il recupero della dimensione più profondamente, come dire, umanistica della medicina. E abbiamo bisogno anche di una narrativa positiva della famiglia. Noi riteniamo che poter mettere a contatto di una, come dire, di fatto qual era la critica che diceva prima Mussi era stata fatta a questi filmati, no? Era stata fatta una critica di essere, come dire, un po' troppo ingenui, un po' troppo, come dire, la realtà della famiglia è un'altra, e la critica peggiore sarebbe potuta essere questa: questa è la famiglia del Mulino Bianco, perché sembra quasi che la peggiore delle critiche oggi sia la famiglia del Mulino Bianco. Ecco, noi dovremmo riuscire a raccontare una famiglia che, per raggiungere questo livello, come dire, di intesa, di compenetrazione, non è che non conosce le difficoltà, ma che possiede al suo interno la capacità di affrontare le difficoltà,
di, come dire, risolvere queste difficoltà. Quindi non ci interessa nemmeno raccontare una famiglia in cui il problema non esiste. Ci interessa raccontare famiglie in cui i problemi esistono, ma vengono gestiti, elaborati, risolti e conducono e danno degli strumenti per poterli affrontare. Quindi mettere insieme queste richieste, questo prima scherzavo dicevo al professor Buttiglioni, nonché presidente Buttiglioni, nonché ministro dei beni culturali, past ministro dei beni culturali e quindi non ci ricordiamo fonte di finanziamento considerevole e significativa per il cinema italiano, per questo dicevo che noi abbiamo bisogno che la linea politica passi non solo per l'approvazione del disegno di legge, questo è un disegno di legge che sul piano simbolico è significativo e a costo zero, ma nello stesso tempo abbiamo bisogno che intorno a questo si costruisca tutta quella che è la cultura del desiderio. Cioè noi dobbiamo fare in modo che la gente desideri effettivamente sposarsi, desideri effettivamente formare una famiglia in questo modo, i figli desiderino avere una madre e un padre, desiderino giocare con gli uni e con gli altri, desiderano in qualche modo farsi carico che nell'amore tra la madre e il padre, che passa anche nell'esperienza delle loro piccole discussioni, delle difficoltà, ma passa soprattutto per l'esperienza della ricomposizione che c'è tra di loro, una ricomposizione. Da questo punto di vista noi vogliamo ricostruire nell'immaginario collettivo il gusto e il desiderio della famiglia, se necessario facendo emergere, esattamente quello che diceva prima Tonino, facendo emergere come questa è la cultura della maggioranza. Ma guardate quello che è successo pochi giorni fa, adesso non volevamo citarlo, ma voglio dire, sembra che la notizia debba comunque passare per queste cose, quello che è successo pochi giorni fa nella convention del PD. La stragrande maggioranza ha votato in un modo, però una piccola minoranza è riuscita, come dire, a monopolizzare l'attenzione pubblica. È riuscita a monopolizzarla come? Attraverso i loro argomenti, che sono quelli che in qualche modo offuscano poi i valori di fondo che per noi restano i valori della fedeltà, restano i valori che far durare un matrimonio tutta la vita è difficile. Richiede una grande capacità non solo di amore in partenza, ma anche di comprensione, di affetto, di perdono, di magnanimità, richiede un cumulo, lasciatemelo dire così, di virtù umane, perché, sai, prendo e lascio è molto facile. Allora, tutto questo però non possiamo raccontarlo né in un disegno di legge, né è così esplicitamente scritto nell'articolo 29 della Costituzione. Tutto questo ce lo racconta, però ce lo può raccontare meglio di noi il cinema, il teatro, ce lo racconta meglio di noi il giornalismo, ce lo raccontano le storie, ce lo racconta una vita che dice che è bella di essere, tu lo dicevi prima, lo diceva Antonella quando diceva bello e buono è vero, se non mi sbaglio facevi questa cosa. Allora noi vogliamo raccontare che questa famiglia è bella, che questa famiglia è buona e che questa famiglia è la famiglia vera, perché non è che ce l'ho con i giornalisti, poi meno che mai ce l'avrei con i giornalisti di Avvenire, però sembra quasi che anche sui grandi media il giornale faccia notizia soltanto quando ne uccide più la famiglia che la... Sempre questa è la frase. E se vogliono parlare dell'adozione dei bambini, diciamo tra virgolette, da parte delle coppie omosessuali, il problema è sempre l'unità di misura, sono sempre i difetti, perché quelli ci sono le famiglie che litigano sempre, le mamme che ammazzano i bambini. Ho capito, dico ragazzi. Prego. Brevissimamente, come si è parlato molto di forum dell'associazione familiari, mi sembrava giusto anche dirla una cosa, tornando al discorso della giornata barra festa della famiglia. Ovviamente non può che farci piacere che ci sia una comunione di intenti più che trasversale, quindi applaudiamo a questa cosa. Vi pregheremo però, proprio perché per una volta siamo uniti sui contenuti, a parte magari di quoziente familiare forse non si parla più, noi preferiamo parlare di fattore famiglia, ma tanto ce l'hanno tagliati tutti e due dal piano famiglia, quindi non se ne parla. Però almeno non dividiamoci negli aspetti concreti e organizzativi, cioè che sia una proposta unica. Noi optiamo, abbiamo sempre optato per la giornata. In Italia l'abbiamo portata come forum delle associazioni familiari, l'abbiamo vissuta da 10 anni creando ogni volta degli eventi, passando attraverso il Family Day e passando attraverso anche momenti
importanti di comunicazione. Ecco, vi pregherei di unificare le volontà su questa, in questa direzione. Ecco, tutto qui. Grazie. Guardi, questo io sono d'accordo con lei, tanto che una cosa io raccomandavo al Presidente Buttiglione, come voi sapete va l'esame in commissione, però in commissione può andare anche in sede legislativa, poiché c'è un accordo unanime, significa che, e questo lo dico al Presidente, a te soprattutto, se nei capigruppo stabiliscono di mandarla in commissione, poi la commissione stessa, poiché c'è un'unanimità, stabilisce di fare la sede legislativa, noi benissimo in 2 settimane massimo possiamo approvare questa legge. Volevo fare solo un intervento piccolissimo sul discorso di termini, quando si dice famiglia tradizionale, io un po' inorridisco perché purtroppo fa sembrare famiglia come se fosse una cosa del passato tradizionale, così come è successo con musica classica e musica leggera, i ragazzi praticamente si ritrovano semplicemente come musica classica, musica leggera, facendo scomparire l'interesse della musica classica, pensando che è una cosa per vecchi, per ormai andati. E questo fa sì che le cellule cerebrali dei giovani praticamente si riducono, perché non si sviluppano quei suoni, quelle meravigliose musiche che ci sono. Così nella musica, nella famiglia tradizionale, come dite voi, se iniziamo a dire tradizionale famiglia diversa, il risultato spero non sia come quello che è successo con la musica, cioè di formare una serie di esseri che stanno insieme e di perdere quello che è il vero senso della famiglia, cioè un uomo ma una donna che si amano per tutta la vita con volontà. E così come nella musica classica, la vera musica è quella che si fa insieme con più strumenti, con una serie di regole che fanno sì che danno una tranquillità e un ingrandirsi, appunto, ripeto, delle cellule cerebrali, ascoltando musica con grande piacere e non con il sonno o col fatto della vecchiaia. Grazie. Hai perfettamente ragione, ma noi qui siamo quelli che sono convinti che la famiglia è una, quindi hai ragione, siamo tutti d'accordo con te. Poi a volte nel linguaggio, nelle cose, dovendo distinguere, cioè farsi capire, si dice questo, però nella sostanza siamo d'accordo con te e vale la pena che lo curiamo anche nel lessico, però siamo d'accordo. Se non ci sono altre domande, noi vi ringraziamo davvero di essere stati qui con noi, è stato davvero un piacere e vi aspettiamo a Fiuggi, potete per il bello della famiglia. Uscendo e sarete